parte fatto però io ma sono a nome delle compagne della strategia, qualcuna è qua con me, siamo per fare tutti i viaggi che vedono insieme stamattina, altre non ci sono ma con la mente e il cuore sono qua e soprattutto in rappresentanza delle tante lavoratrici, tante delegate lavoratrici che ovviamente incontriamo tutti i giorni nel nostro lavoro. Mi chiamo Assunta Chiuso per il Sericeva, vengo della filiera di Como e per il vero mi occupo quasi, anzi esclusivamente, del settore del legno, dove dai dati appunto si vedeva ancora il maggior numero di donne occupate. Speriamo di mantenere questo numero ancora, si può dire, abbastanza elevato. Nei settori soprattutto dell'incontito, come si citava prima, del legno arredo, in mansioni, anche qua non dico una novità, in mansioni purtroppo di minor contenuto professionale. E anzi consigliati per quello che riguarda le impiegate, dei nostri uffici, delle nostre lavoratrici, sono sempre lavori purtroppo ancora di supporto ad altri lavori alto punto di professionale. Nelle nostre fabbriche appunto le donne svolgono quasi sempre queste mansioni di livello più basso e quando dico questo mi riferisco per esempio alle lattatrici che non hanno la responsabilità del lavoro fornito ma fanno da coordinatrice, no? Al lavoro dell'uomo, del collega, dell'operaio, del collega più esperto che fa il lavoro completo e finito. Sono già nella normalità questo, qui si parla oggi della crisi, purtroppo questa cosa qua è una cosa che ci diciamo anche da tempo, ma succede già nella normalità, quando quindi tutto andava meglio, già eravamo in presenza di un tasso di occupazione più basso, di livelli inferiori rispetto, di inquadramento professionale inferiore rispetto a quello degli uomini. Eravamo già presenti purtroppo una sorta di precarizzazione, lo si ricordava prima, fortissima, soprattutto questo fra le giovani. Allora io devo permettere come continuare questo, è difficilissimo avere il dato, infatti il questionario che ci è stato inviato, poi noi l'abbiamo mandato, ma è molto carente, le risposte sono molto carenti, ci rendiamo conto, perché è difficile avere i dati. Questo perché siamo invisibili, non lo possiamo dire, l'abbiamo detto tante volte, ma nel nostro settore delle costruzioni ancora più siamo invisibili. Tant'è vero che quando si fa, mi permetto di ricordare una cosa che è successa la settimana scorsa, quando siamo andati ai tavoli provinciali, si dice no, ma tutto sommato la crisi ha colpito di più gli uomini. No, errore. No, perché se si guarda il numero, certo. Ma poi alla fine, chiaramente andando a vedere meglio i numeri, vedendo meglio la situazione, è soltanto che non emerge la difficoltà delle donne, la difficoltà di farle emergere, di verificare anche fabbrica per fabbrica che cosa effettivamente avviene. Le retribuzioni, le retribuzioni sicuramente sono inferiori a parità di livello. Non c'è la possibilità già proprio dell'introduzione che va detto, non c'è la facilità, l'opportunità di partecipare ai corsi di formazione così come sono previsti per gli uomini. Non c'è anche adesso, maggiormente con la crisi, la possibilità di avere l'opportunità di essere riqualificate, quasi sempre nelle anche nelle fabbriche più grandi, più organizzate, dove ci sono anche relazioni sindacali, ci chiamano per proporci degli ottimi corsi anche di qualificazione e di formazione, ma con un tasso femminile, cioè qui non partecipano quasi per niente le donne. Quindi è bene, sono contenta che noi manteniamo questa tradizione di vederci non tanto per la giornata di una volta all'anno, quanto per ricordare quello che dobbiamo fare tutti i giorni, cioè intervenire sul posto di lavoro e anche su queste cose. Progetti di formazione, a un certo punto potremmo anche dire no grazie se non ci sono almeno delle donne dentro. Questo adesso
no? È una provocazione ovviamente, però credo che sia un pochino anche il nostro, che sia il nostro compito. In questi ultimi 3 anni, perché con la crisi legno-arredo ha in coda ovviamente quella dell'edilizia di cui abbiamo letto tante volte, le donne si sono notevolmente indebolite, sia dal punto di vista dei diritti, sia per ciò che riguarda la qualità del lavoro offerto. L'equilibrio di genere è ritenuto un lusso nei periodi, soprattutto nell'accesso alla formazione, come dicevo prima, alla qualificazione. Nella gestione delle crisi aziendali passa il concetto che in un momento così difficile sia necessario saper guardare più uomini, capo famiglia, cioè abbiamo questo ancora mito, no? Del capo famiglia che quindi fra la moglie e il marito è meglio salvare il marito e la donna sta a casa, torna a casa perché non si possono tenere tutti. Succede nel fatto che è esattamente ciò che capita nelle famiglie e nella società, troppo. Noi diciamo, fra noi quando parliamo diciamo il gioco delle sedie, se una sedia è occupata da una donna sicuramente il padre è l'uomo, questo è ancora quello che accade intorno a noi. Un altro dato piuttosto che emerge da queste discussioni da noi anche sui posti di lavoro, tra le nostre lavoratrici, è purtroppo l'aumento delle dimissioni post parto. C'era stato un momento in cui questa cosa era abbastanza limitata, ora questi ultimi 2 anni è ritornata un dato impressionante, oppure nel post-parto o nel corso dei primi anni di età dei figli. Questo è un problema grande, ma anche cioè una vera e propria ferita, come chiamo io, al mondo del lavoro femminile, ma è legato anche non soltanto alla vita sul lavoro delle fasi, ma è legato anche ai ridursi dei servizi sociali. Si ricordava anche questo nell'introduzione, allora possiamo dire purtroppo anche nella ricca Lombardia, ex ricca Lombardia ormai, che per il contrasto della spesa pubblica, quindi soldi, i comuni che non hanno soldi, non riescono a sostenere le spese sociali, questo ha comportato chiusura dei limiti dove al limite invece dovrebbero servire di più, ha comportato eliminazione di figure di sostegno alla famiglia, ha comportato una sempre più ridotta offerta di sportelli di pubblica utilità sul territorio, ad esempio sui sportelli che erano stati creati e di cui sicuramente qualcuno è rimasto ma non sono sufficienti, e di servizi di cura alla persona. Questo ovviamente è un altro colpo al cuore, perché vuol dire che comunque è venuto a mancare in questi, e si sta purtroppo procedendo in questa direzione, in quanti asili o micro asili addirittura che si erano creati anche intorno nelle nostre città, si erano creati intorno alle fabbriche più grosse, ai paesi o ai territori più industrializzati non vengono più, quindi per mancanza di soldi vengono abolite. Insomma, ragionando sulle cose di lavoro, sulle cose di vita, abbiamo la sensazione di non essere mai in pari con la nostra vita, né a casa né sul lavoro. Anche se poi, ecco, questo è da ricordare, che guardando da vicino ciò che accade e anche ragionando con i vari datori di lavoro delle aziende, si dice no, ma fra le donne c'è un maggior dinamismo sul lavoro. È vero, ma è un dato, non positivo, perché c'è, sembra che ci sia un maggior dinamismo, ma è perché è dovuto al maggior adattamento delle donne, alla maggiore disponibilità ad essere flessibili, alla predisposizione purtroppo alla rinuncia e a volte all'ubbidienza. Si ubbidisce, è brutto ricordare, questo è quello che è la verità, si ubbidisce, così domani viene alle 9, domani viene alle 6, adesso fai 4 ore, noi stiamo a dire part time come opportunità di conciliazione.
Adesso il part time, durante la crisi, è diventato invece un metodo delle aziende per ridurre, pur a seconda delle esigenze organizzative, l'orario di lavoro delle donne. Quindi, un modo di essere che non è di dinamismo positivo, è un dinamismo purtroppo negativo, che fa prevalere alcune cose rispetto alle aspirazioni nostre come donne lavoratrici. In questo periodo poi vorrei ricordare, dicevo prima che siamo il settore del legno, che veniamo dalle assemblee a seguito della rottura della trattativa sul rinnovo del contratto dell'industria, che è il nostro secondo contratto, dopo quello dell'edilizia per il numero di addetti. Allora, questa è una cosa molto grave ed è evidente come le proposte di Federlegno in materia di orario di lavoro siano l'ennesimo colpo mortale alla qualità della vita sia degli uomini, mi permetto di dire maggiormente delle donne. Un colpo basso ai tempi di gestione già così complicata delle incombenze familiari. Allora, per chi non segue Legno, si è rotta la trattativa e Federlegno propone un orario di lavoro senza i paletti che prima c'erano, quindi nel mentre noi con questo interrogato parliamo della piattaforma di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, Federlegno risponde chiedendo assoluta e non contrastabile messa a disposizione della propria vita alle esigenze aziendali. Quindi l'orario lo faccio io, sono un datore di lavoro, si fa quello che dico io alla faccia delle 8 ore, dei tempi di riposo, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa è molto grave e sarà ovviamente osteggiata fortemente da tutti noi. Anche ieri c'è stato l'articolo in Lombardia proprio dei delegati, tra uomini e donne, ovviamente questa cosa sull'orario di lavoro non deve assolutamente passare, ma maggiormente andrebbe a colpire le mamme, le donne che lavorano, che ovviamente non si possono permettere di stare 24 ore in fabbrica o la domenica in fabbrica, avendo anche la famiglia da lavorare. Ora, ho detto tante cose negative, vorrei però anche ricordare degli esempi positivi, che bisogna essere positivi e costruttivi. Ci sono molti esempi di donne nelle nostre fabbriche che, grazie alle loro competenze e alla capacità e alla determinazione, sono riuscite a farsi valere per non finire relegate in cassa integrazione, nel ghetto dei cassa integrati. Hanno accettato di svolgere azioni diverse. Stamattina si è iniziato con un film, con un filmato sul lavoro maschile e quello della camionista. Molte donne accettano anche mansioni diverse, anche più maschili, e un dato, questo si ce l'ho, è l'elevato numero di richieste di patenti per guidare il muletto, cosa che fino a qualche anno fa le pratiche non era proprio neanche consentito, invece per fortuna si sbatta qualche minuto. Molte donne si battono nelle aziende per avere altre possibilità, altre opportunità, quindi sono in questo senso qui certo dinamiche nel poter reinventarsi anche un posto di lavoro quando il loro tradizionale viene meno o quando non risponde effettivamente alla loro aspirazione, che non è soltanto quella economica, questo lo vorrei sottolineare, ma anche quello di soddisfazione personale, di partecipazione alla vita attiva della società. Sono parecchi i casi in cui siamo intervenuti come sindacato per pretendere soluzioni positive di fronte anche ai licenziamenti annunciati. Insomma, ci si dibatte ed è giusto ricordare anche qualche successo si ha, altrimenti ci stiamo piangendo addosso e non è certo nel nostro A proposito del fare sindacale, vorrei anche ricordare appunto che in Lombardia, come l'idea, ci stiamo attestando anche con formazioni anche per lo stesso, quindi riferite ai funzionari, riferite alle delegate, per rispondere sempre di più alle richieste delle lavoratrici che rappresentiamo. Infatti, poche settimane fa abbiamo tenuto una giornata sulle discriminazioni, perché è vero che noi parliamo sempre. Quindi parliamo in questo momento di l'apotipo, il licenziamento, la cassa integrazione, la cassa straordinaria, l'esclusione dal mondo del lavoro, però non dobbiamo dimenticare
che anche quando si lavora, in questo momento si sta lavorando anche peggio, perché è sempre così, nel momento in cui si lavora male, anche chi lavora ce l'ha, purtroppo la qualità del lavoro va a pallino, è giusto ricordare che ci sono altri temi, come quello delle discriminazioni, che sono ancora fortissime nei luoghi di lavoro. Abbiamo tenuto questa giornata molto importante e interessante, che era coinvolto una consigliera di parità, e quindi proseguiremo anche su questo percorso per non fermarci a parlare esclusivamente di crisi, di crisi aziendale. Terminato, non ho, volevo soltanto aggiungere che è ormai conosciuto, e questo effettivamente è nei luoghi dove siamo al lavoro, ma dove anche ci troviamo, quindi anche fuori dal lavoro, è giusto ricordare che le donne sono molto più creatrici di opportunità. Voglio anche dire, perché questa cosa tra l'altro viene da una datrice di lavoro, ci siamo maestri di problem solving, visto che la dice effettivamente, e questo credo che sia, multitasking, quindi possiamo condividere questo concetto. Le donne delle costruzioni chiedono di poter contribuire di più con la propria fatica, il proprio lavoro, i propri valori, a risollevare questo povero paese, e invece ci stanno dentro la tutta di assicuro. Termino raccontando un po' un aneddoto, una cosa un po' divertente. Quello che è successo in una fabbrica guidata da una imprenditrice l'8 marzo scorso. Per un giorno le donne e gli uomini di due reparti, dove ovviamente si poteva dimensioni quasi simili, si sono scambiati ruoli. È stato un modo per festeggiare l'8 marzo, e ovviamente era un gioco, ma alla fine della giornata le sorprese non sono assolutamente mancate, parlando anche di produttività, eccetera, poi alla fine della giornata. Non è che abbiamo avuto la sorpresa, immaginavamo che questa cosa sicuramente sarebbe funzionata, ma non poteva altro che essere così. Visto, permettetemi di concludere in questa maniera, visto che ormai la nostra giornata di lavoratrice è una prossima corsa ai 100 metri, e 100 metri tante volte ci tocca anche all'indietro, e tante volte magari con tacchi a spillo, ma noi non ci fermiamo mai.